Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. So che è da tanto che non faccio video e quindi oggi voglio darvi una super novità. Infatti mi vedete in uno scenario diverso proprio perché sono cambiate un po' di cose dall'ultimo video. Come vi dicevo nell'ultimo video avevo appunto trovato un nuovo lavoro a Weird Beach in Inghilterra e quindi stavo insomma rivoluzionando un po' quello che era la mia vita quotidiana in Inghilterra e invece diciamo che le cose si sono un po' capovolte e sono cambiate in tutti i sensi. Infatti, ripeto, come vedete lo scenario è diverso proprio perché sono nella mia cameretta in Italia, perché da quasi un mese sono ritornata in Italia. Alcuni mi hanno detto sei pazza perché non sei rimasta là, qua in Italia che devi fare, non c'è nulla e insomma tutte le cose che ti dicono le persone che non si sono mai allontanate da casa o che vedono magari in Inghilterra quello che è, non so, magari l'America di una volta. Vi spiego in questo video i motivi per i quali ho deciso di ritornare qua appunto. Io sono stata là dal 5 ottobre del 2017 fino all'8 settembre del 2018 di quest'anno, quindi quasi, quasi un anno. All'inizio ovviamente andavo tutto bene perché insomma la prima volta che cambio paese, quindi l'euforia di provare, la voglia di farcela in tutti i sensi, il nuovo lavoro, una nuova casa, una nuova vita, la convivenza, era tutto molto eccitante insomma. Poi comincia a venire Natale, tu sei lì da solo, non so, le feste, i compleanni, e tu sei lì sempre da solo. Ovviamente io ero con il mio ragazzo, con le mie due coinquiline, quindi stavamo benissimo, solo che io sentivo maggiormente più di tutti la mancanza di casa. Quindi a partire da aprile, insieme al mio fidanzato, decidemmo di cominciare a cercare lavoro in Italia, stando ovviamente in Inghilterra, quindi online. E fino a quando, nel frattempo io cambio lavoro in Inghilterra, lavoro nel money shop, come avevo detto, fino a quando a fine agosto, inizio settembre, il mio ragazzo riceve una chiamata per un colloquio in Italia e quindi parte verso la fine di agosto, proprio quando noi eravamo ritornati dall'Italia per le vacanze, lui riceve questa telefonata, insomma, dove doveva fare questo colloquio per una multinazionale. Quindi noi super felici di ritornare, insomma, speravamo il tutto in questo colloquio. Fino a quando ovviamente lui fa questo colloquio, viene scelto, io nel frattempo resto in Inghilterra da sola 10 giorni e lì capisco che la mia voglia di tornare era veramente tanta perché una cosa comunque era quella di stare in coppia e una cosa invece era quella di stare totalmente da sola perché poi cambiando anche i turni di lavoro con questo lavoro nuovo che avevo non riuscivo mai ad incontrare le mie coinquiline, quindi ero praticamente sempre da sola, quindi cenare da sola, pranzare da sola, i viaggi in autobus da sola, è vero, uno nella vita deve essere indipendente, però che cominciava ad essere tutto un po' troppo pesante, almeno per me, cioè la solitudine è bella fino ad un certo punto. Poi cominciavo a sentire sempre di più la necessità di dover tornare, anche se negli ultimi giorni pensavo che mi sarebbe mancato un po' tutta quell'indipendenza, tutto quell'andare avanti e indietro per fare il lavoro che mi piaceva. Insomma, ero un po' indecisa, insomma, non sapevo bene che cosa volessi, quindi la mia voglia di tornare era tanta, sapevo che mi sarebbe mancata l'Inghilterra, c'era questa possibilità di tornare, quindi mi sono detto ok, proviamo e vediamo se alla fine questo vuoto che avevo viene colmato da questo ritorno in Italia, quindi da stare sempre con la famiglia e tutte queste cose. Ovviamente che mi aspettavo ritornando in Italia, magari trovo lavoro lì, mi stabilisco, ritrovo la mia indipendenza che avevo in Inghilterra, la ritrovo in Italia. Io sono qui da quasi un mese, come vi ripeto, e
non ho ancora trovato un lavoro, quindi il mio ragazzo sta lavorando perché avendo passato un colloquio alla fine poi è stato scelto da questa azienda. Io al momento ovviamente in Italia i tempi vanno sempre a rilento, pensavo fosse stato più veloce avendo anche avuto un'esperienza all'estero, invece i tempi sono molto molto lenti. Ho avuto alcune chiamate di lavoro, ma cose come call center o sponsorizzare in dei centri commerciali non è quello a cui io miro, anche se sarebbe la scelta più facile per non spendere, insomma, tutto quello che uno comunque ha conservato, i sacrifici che ha fatto stando in Inghilterra. E quindi adesso mi ritrovo con un dubbio enorme, che non so se quello che voglio in realtà è restare oppure tornare e riprendere quello che ho lasciato in Inghilterra, perché non è molto facile quando diventi indipendente, è una vita tutta tua, imposti tutta la giornata su te stessa, cerchi di concentrarti, stando poi in un altro paese vedi tutto possibile, perché se ci sei arrivato, riesci a parlare la lingua, hai trovato un lavoro, hai tutti i documenti, vedi comunque che lì tutto è possibile se sei riuscito a fare tutto questo. Qua in Italia vedo tutto molto molto a rilento, anche se lo sapevo perché mi avevano avvertito di non ritornare, perché comunque qua le cose erano difficili, non erano molto facili. Però quando senti che comunque quel posto non ti appartiene, che comunque è un vuoto da colmare, devi ritornare per cercare di capire, insomma, ripartire dal punto di partenza per capire se è davvero quello che ti manca, o magari è solo una tua incertezza, o solo la mancanza ovviamente di casa, che magari col tempo, con un po' di tempo stando qua colmi, però poi non ti senti realmente soddisfatto nonostante tu abbia colmato questo vuoto. E diciamo così che mi sento io con un piede in due scarpe, perché adesso che comunque il mio ragazzo qui ha una stabilità, io però ancora non ce l'ho, quindi avendo lavorato sempre da quando ho finito la scuola mi sento un po' tra virgolette inutile a stare qua a casa, anche perché qui lavorano tutti, quindi la maggior parte del tempo è come se fossi sempre nel periodo in cui stavo in Inghilterra da sola, quindi sola, e non lo so. Adesso è un po' difficile, se avete consigli o qualche messaggio di incoraggiamento che mi sproni comunque a fare qualcosa o ad aiutarmi in questa scelta, io ne sarei felice, insomma, magari di leggere qualche commento che mi smuova un po' e mi faccia capire cos'è che in realtà io voglio fare. Ovviamente ne ho parlato con la mia coinquilina, perché ci sentiamo molto molto spesso, e quindi lei ovviamente mi incoraggia a fare ciò che io penso sia giusto per me, anche se in questo momento sono un po' confusa, quindi non so che cosa io voglia ben fare, però ce la possiamo fare. Niente ragazzi, volevo raccontarvi un po' i motivi per cui sono tornata in Italia e come mi sento adesso dopo un mese. Scrivetemi nei commenti se avete messaggi da farmi recapitare, o se volete, non so, darmi consigli, ok, vi aspetto nei commenti. Un bacione.